solo 0-0 e invece il Catania l'ha spuntata sul freddo. Abbiamo pensato sperare fino all'ultimo di vincere e non a pareggiare la partita. Purtroppo è andata diversamente e prendiamo. Cosa è mancata alla Lazio oggi e cosa manca in questo momento a voi per pensare in grande? Cosa manca? Manca un po', diciamo, giocatori che sono rientrati oggi dopo tanto tempo, gli manca un po' il ritmo partita, abbiamo tanti altri squalificati infortunati, perciò la squadra non è ancora completa. Il Catania adesso si trova addirittura a 7 punti da voi, addirittura può rientrare secondo lei nella lotta Champions? Chi? Il Catania. Penso che il Catania sta facendo un buon campionato, per il resto vediamo cosa riuscirà a fare. E due sconfitte dopo il derby, sembra un caso, però insomma inizia ad essere un importante dato da prendere in esame. Il panico è l'unica cosa che non ci serve in questo momento, dobbiamo pensarci bene e sperare che domenica prossima di trovare la vittoria che ci manca. Come se ne esce da questo momento secondo te? Parlare meno, poco e lavorare tanto. Vi spaventa il Napoli? No, non dobbiamo vedere gli altri, dobbiamo guardare solo la nostra strada, il nostro destino è nelle nostre mani e questo dobbiamo continuare a crederci fino all'ultimo. Senti, prima della partita il Presidente ha detto la situazione è tranquilla, si è ritrovato in equilibrio, la Lazio non cerca altro, al suo tecnico è Direia. Sarà così oggi, sarà così anche nel futuro? Avete già un programma ben preciso su cosa farà la Lazio di qui in avanti? Quello che confermo, tutto quello che il Presidente ha detto. Grazie. Ciao.